Il Requiem è uno spettacolo musicale che definire solo musicale forse è troppo poco, si tratta di qualcosa in più. Innanzitutto è una rivisitazione in chiave rock, in chiave moderna, del Requiem di Mozart, e fatta nel 2002 dal compositore austriaco Stefan Wurz e interpretata in Italia dall'orchestra giovanile La Résistance. E si tratta di uno spettacolo non solo musicale, in quanto unisce linguaggi diversi, l'antico e il moderno, il vecchio e il nuovo, unisce un'orchestra ad una rock band, unisce un'orchestra a dei cori, e in questo senso accompagna il pubblico in un viaggio emozionale, in un viaggio mistico, alla scoperta forse anche dei segreti di una musica che riesce ad attraversare il tempo. Forse azzardata, ma convincente, ed è il motivo per cui l'avevamo pensata inizialmente per il vecchio cimitero di Santa Maria in Colle. Questo posto infatti coniuga in sé l'antico e il moderno. Si tratta di uno dei luoghi più antichi della città di Montebelluna, ci sono stati rinvenuti dei reperti archeologici risalenti all'età romana e paleoveneta. Lì passava una stradina antichissima dedicata a Sant'Anastasia, e nel contempo raccoglie le memorie più recenti della città, la memoria del Novecento, delle persone che hanno fatto Montebelluna, l'hanno costruita con le proprie mani, con le proprie idee, e lì sono state seppellite. Quindi questo connubio fra antico e moderno univa il luogo e la musica. Si tratta di un luogo che dall'anno scorso abbiamo iniziato a, con iniziative dal basso, molto piccole, a far rivivere, convinti che eventi di questo tipo, che sono innanzitutto dei riti sociali, dei momenti in cui le persone si ritrovano, vivono insieme parte del loro tempo, possano far riscoprire l'appartenenza alla nostra comunità, al nostro territorio. Per questo luogo esiste un progetto per rendere un anfiteatro naturale, un parco della memoria, e noi con queste piccole iniziative vorremmo dare una piccola scossa alla comunità, ai decisori politici, per dare questo indirizzo e questi spunti di riflessione.